Questo è un iPhone e questo è un hard disk esterno. Ora vi faccio vedere come passare le foto da un iPhone a un hard disk, così risparmierete un bel po' di spazio. Per prima cosa collegate il vostro hard disk esterno all'iPhone. Naturalmente funziona solo con gli iPhone dotati di USB-C. Adesso per gestire tutto dovete aprire l'app File. Toccate su Sfoglia e verrete riportati alla schermata principale. Qui comparirà l'hard disk che avete collegato, in questo caso si chiama Tanino, e potrete accedere a tutti i file contenuti all'interno dell'hard disk. Adesso potete fare quello che volete, ad esempio aprire in questo caso un video e dal tasto condividi potete fare salva video per salvarlo nella vostra galleria, o se fate salva su file lo potete salvare come file in una cartella del vostro iPhone. Vi faccio vedere, tornate indietro e scegliete ad esempio di salvarlo in download. Adesso se riaprite l'app file, infatti in download guardate, troverete il vostro video. E se volessimo trasferire qualche foto dal nostro iPhone, come si fa? Dalla galleria selezionate le foto, toccate il tasto condividi e adesso salva su file. Ora tornate indietro e scegliete il vostro hard disk. Fate salva e riaprendo l'app file e andando nel vostro hard disk, tada, ecco qui le vostre immagini. Adesso però le dovete cancellare voi manualmente dalla galleria di iPhone, altrimenti non libererete spazio. Questa cosa funziona praticamente con tutti gli hard disk o unità esterne, ma se non avete un hard disk con cavo USB-C, dovete procurarvi magari uno di questi, un hub che ha le porte per collegare quindi questo nell'iPhone e una delle porte all'hard disk. State attenti perché alcuni hard disk potrebbero non farvi trasferire i file da iPhone ad hard disk o viceversa. In questo caso significa che il file system dell'hard disk non è supportato. Basta semplicemente formattarlo, magari con il vostro PC o con il vostro Mac, usare un formato che sicuramente viene supportato da entrambi i sistemi con Windows e Mac, e di solito si utilizza exFAT, ed il gioco è fatto. Sì, può sembrare complicato, ma se volete fare queste cose dovete un po' imparare e smanettare con alcuni concetti.